Grazie Parma. Ben trovati. Davvero è un caldo qui dentro, c'è un caldo che non dipende esclusivamente da una temperatura esterna, da un fattore stagionale, ma c'è un caldo, ragazzi, che se lo sognano questi scettici, questi che non credono che tanta gente insieme possa produrre un'energia così. Alla faccia delle centrali nucleari! Siamo qui infatti per produrre calore, se no il nostro scopo sarebbe assolutamente inutile. Io sono una sorta di enorme caldaia e voi tutti piccoli e grandi termosifoni pazzeschi di queste connessioni tra musica, messaggi e di questi tempi, credetemi, riuscire a produrre della buona energia con certi uomini in circolazione, con queste storie di armi, di guerra, di sangue, di innocenti. E il nostro impegno diventa assolutamente più forte e dobbiamo forse lavorare di più per rispondere proprio a questa scelleratezza. Una canzone certo non può fare da tacere, non può in qualche modo inserirsi in discorsi così grandi, però se la vita cantasse di più ci sarebbe più meno solitudine, ci sarebbe più collaborazione e questo amore non tacerebbe, non rimarrebbe lì a subire. Il nostro amore avrebbe finalmente lo spazio che si merita. Quindi io sono contento di avervi qui perché venni quando ero poco più di un ventenne con un furgone che si chiamava Orazio a 6 ruote. Le cambiali le ho finite di pagare la settimana scorsa perché per me costava... Ma è un'allegoria! Perdonatemi, volevo dire semplicemente che per allora acquistare con le cambiali un furgone per andare a cantare nelle condizioni mie ci voleva un certificato di salute mentale perché mi fermavano continuamente e mi chiedevano ma dove vai in giro in quelle condizioni. Avevo queste belle, questo bel piumaggio, avevo questa ricchezza di paillette, ma avevo le mani unte perché dovevo spurgare, siccome era un diesel, dovevo stare lì a spurgarmelo, se no non ripartiva Orazio. E avevo le mani sporche di grasso, però una faccia angelica, cherubina, circondata da tutto questo fascio di piume. Da allora è passato tanto tempo, siamo fidanzati ormai da 35 anni e io vi amo ancora tanto. Ho sempre amato cose piccole, piccole emozioni, piccole energie, piccoli sguardi, piccoli cuori, piccole promesse. Per questa ragione è da 51 primavere che mi occupo degli amorini. È un impegno importante. Non riguarda quasi più nessuno. Hanno tutti gli occhi puntati sui rotocalchi, su questa megalomania di guardare all'amore come fosse una competizione di ormoni artificiali, di placente, di siliconi, vedere questo mondo gonfiato per rappresentare nulla. Per non amare mai. Sono sicuro che li avete conosciuti anche voi gli amorini. Qualcuno di voi addirittura era uno di loro. Faceva parte di questo stuolo
sono così emaciati, sono così deboli per certi versi, fragili, eppure la loro forza sta proprio nel fatto di non farsi confondere. Già dai banchi di scuola vedete muoverli con una certa discrezione. Lei, 13 anni, 14 forse, che ha questi capezzolini che vogliono esplodere, vogliono dimostrare questa donna, perché forse magari è una salvezza, perché quando si è un pochino più adulti si può amministrare meglio il sentimento, non si è condizionati da certi genitori che sono veramente ottusi, da certi insegnanti. Certi insegnanti che fanno di questa meravigliosa impresa un modo di fare politica, e anche lì è difficile che qualcuno si accorga che c'è qualche amore in circolazione, che vuole certo imparare, ma non da quei libri di testo. Bisognerebbe insegnare un pochino di più che l'amore non è soltanto una forma economica di mettere insieme le persone per farle schiattare di lavoro e non fargli mai vedere la luce. Neanche una forma di ricatto, neanche un modo per garantirsi il futuro, per mettere al mondo altri figli e dire ci sono riuscito, guarda mi somiglia. E illusi. Lui intanto la guarda. Anche lui non è più grande, avrà gli stessi 13-14 anni, mingherlino, pisellino, piccolino, che sta lì, che vorrebbe esprimersi, vorrebbe dire, aspettiamo la prima media, forse la seconda media, alla terza media succederà, ma non è sempre detto. Ci sono degli amorini che prima di manifestarsi ci vuole molto tempo e molta pazienza. Voi ne avrete sicuramente, difendeteli, e quando li incontrate prendetevi cura di loro, perché se ci saranno domani ci saremo anche noi. Parliamo un po' di queste famiglie della pubblicità, ne parliamo, ne vogliamo parlare di questi disastri? Sì. Queste famiglie che insomma non so chi le apparecchia, ci sono dei capigruppo, delle persone preposte che scelgono gli attori per questi caroselli, per queste pubblicità. Dove vanno a trovare? Vorrei tanto capirlo, perché non ce n'è uno che sembra italiano di questi, sembra una persona nostra che vive normalmente il quotidiano. La nonna è tutta tirata, è tutta gioiellata, imparruccata, c'ha praticamente addosso, non lo so, cemento armato, qualcosa del genere, non so chi li trucca questi. E poi c'è la mamma e il papà, tutti sorridenti, non pagano le tasse, si vede, non gli arriva la bolletta del telefono. Come cazzo fanno a sorridere così? Poi ci sono i bambini tutti composti, tutti educati, sembra insomma che anche loro, poverelli, stanno nel limbo. Mai una lacrimuccia, uno strillo, lui che butta un giocattolo, che se fa venire un attimino una crisi, che a quell'età è normalissimo. No, non sono proprio, stanno lì tutti carini intorno al tavolo, arriva la pasta asciutta, finta pure quella, vendono la pasta asciutta, quindi chi la compra? Sembra di plastica. Insomma, queste sono le famiglie che noi vediamo. Le altre famiglie, quelle che conosciamo noi, delle quali facciamo parte, terremoto, vedi? Quella è una roba al fulmicotone, cioè capito, vanno in triomba. Sti strilli, una roba, lo zoo, il confronto diventa l'Eden, una cosa tranquilla. E queste sono le famiglie che siamo abituati a vedere, dove c'è praticamente questo conflitto di interessi tra la madre e il papà, che improvvisamente ci hanno provato in tutti i modi, poi la stanchezza, scoprono il sesso a 45-50 anni, beati loro, perché non è mai troppo tardi. Allora stanno a discutere un pochino sul loro futuro, mentre i ragazzini ignari, questi pupetti di questo che non è uno spot, sono lì poverelli increduli, che dice ma perché ci avete chiamato qui? Ci potevate lasciare fra i cherubini? E stanno lì a beccasse le piattate
vola di tutto in queste case, prima che arriva al 113, che arriva sempre molto tardi, e questi ragazzini sono praticamente tumefatti, viola, leviti dappertutto. E insomma, io ho scritto questa cosa sperando che qualcuno la raccolga e finalmente vediamo di mettere in ordine un pochino in queste case.